Brave, bravissime, tanto brave che non ci si crede. Vengono dall'Emilia, dalla Toscana e dalle Marche, le studentesse premiate dal concorso Donna Sport, organizzato dal gruppo Bracco. Le cinque Supergirls hanno tutte la media superiore al 9 a scuola e risultati sportivi eccellenti a livello agonistico. Sarà meglio memorizzarne i nomi perché faranno strada. Sono Ayomid Folorunso di Parma, Elisabetta Maffioli di Viareggio, Sofia Bettini di Bologna, Alessia Baldi di Pistoia e Jessica Babini di Ancona. Abbiamo iniziato questa gara, diciamo, che ormai da anni si svolge, insieme col CONI, insieme con la Regione Lombardia, insieme al Comune, perché siamo consce che l'importanza delle giovani atlete sta crescendo come numero, sta crescendo come qualità e abbiamo notato come si riesca, come queste eccezionali riescano a far convivere e a conciliare l'impegno nella scuola e nello sport. Ed ecco la prima classificata, Ayomid Folorunso, che spiega come si fa ad andare bene a scuola e a bruciare record in pista contemporaneamente. Tanti ragazzi oggi hanno chiaramente detto che sì, ci vuole impegno perché le cose che vanno davvero nella vita non sono facili, non te le regala nessuno, quindi uno se li deve conquistare. E quindi ci vuole impegno, ci vuole determinazione, ci vuole tanta voglia di fare. E ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma la fortuna aiuta gli audaci. Andrò all'Università di Parma, perché per fortuna spero comunque di entrare, alla facoltà di medicina e chirurgia, perché è un mio grande sogno diventare una chirurga pediatrica. E sì, perché ho sempre avuto una passione per i bambini, fino a quando ero piccola, perché comunque i bambini sono il nostro futuro, quindi cioè, se vengono su bene i bambini, abbiamo qualche speranza.